Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova 36esima puntata della serie North Brabant, sempre ovviamente in multi col nostro prof e Ciao, ciao a tutti. col nostro Red Strike 89. Ciao a tutti. Allora ragazzi, come ormai è di consuetudine, perché praticamente apriamo ogni puntata con un acquisto, anche stasera andiamo ad acquistare qualcosa. Stasera acquisteremo la trincia della Kron, quella del contest per capirci. Ma stasera la acquistiamo senza l'ausilio di Gasso, perché Gasso non ha voglia di calarsi nella parte. Quindi andiamo in acquisto diretto della nostra ben amata trincia. Allora, datemi un attimo di tempo che la trovo, perché ovviamente la devo prima trovare. Eccola qua. Big X 580 si chiama. 157.000 euro. Compra. E la sua lama non è questa, ma è, vediamo se la sua lama non è questa, è questa la Kron Easy Collect 750. Ma dalla foto è diversa da come poi appare realmente. Vediamo se non facciamo una Red, cosa stai a facendo? posto. Se non facciamo un errore in diretta in acquisto. Cosa vuoi tu? Bella Che bella che è sta trincia. Bel mezzo. qua. Beh, Ma anche da questa. dentro è fatta benissimo. No, merita. È una delle poche mod che merita veramente del contest. Anche se manca qualche funzioncina, però è fatta veramente bene a mio parere. Ah, sono su! Sei su? Si può andare in due anche qua? Che Wow, spettacolo! quindi sta diventando la Vero, ti mod. vedo! Sta Vero, ti vedo vicino a me! aspetta che lo faccio vedere anche a chi ci Aspetta, segue da casa. vai, sali. Vediamo dov'è il prof. Ecco il prof che guida. Bello, buono, c'è il cappellino tattico anche. Anche da fuori si vede che siete in due, Sì? Ma eh? Sì. io vedevo solo un nome, vedevo. Ah, ma forse da vicino vedi proprio i due omini. Sì, Sì, vedi proprio i anche da due omini. dentro si vedono i due omini. Boh ragazzi, come avete già capito stasera, si trincia, la trincia della John Deere ce la siamo tenuta, quindi andremo avanti con due trince. Siamo solo in tre, quindi praticamente trinceremo in due, abbiamo preparato già il campo 24 tre carri, quando riempiremo il primo carro poi Io ci... taglio, io taglio. cosa tagli? Taglio per i campi. Ah, taglio per i campi, poi io taglio il video così riprendiamo quando siamo arrivati. Va bene. Ok. Allora ragazzi, abbiamo fatto una piccola prova prima diciamo, di fare un errore in diretta e abbiamo trovato il modo di trinciare tutti e tre, anzi trinciare in due ed essere, diciamo, seguiti dal carro senza avere troppi problemi. Quindi facciamo subito dimostrazione. Voilà. No, sbaglio tasto. Vai. Ok. Come vedete, io in testa con Red subito dietro. Marche di fianco a Red, quindi scarichiamo in due, tutti e due sullo stesso carro senza troppi problemi e andiamo via lisci come l'olio. Ovviamente la velocità di trinciatura è tutta un'altra cosa, ragazzi. Adesso dobbiamo tenere ben d'occhio la percentuale di riempimento, perché Più in fretta. in due si fa ben più in fretta. Adesso qua, adesso sto inquadrando tutti e tre dal davanti, quindi praticamente devo ricordarmi di sterzare sempre al contrario di quello che ci siamo quasi. 47.000, 48. Piano, vai, vai, avanti. Ancora, ancora, ancora. Pac, pieno. Boh, ferma. Perfetto, Oh, allora ragazzi, manca un 5 litri. 5 litri a metà 100%, beh comunque Vabbè, dai. sono Posto. arrivati. Buono, aspettiamo un secondo il cambio carro. Quindi ragazzi, adesso noi andiamo avanti così, un carro alla volta finché riempiamo tutti e tre i carri e dopo facciamo scarico di massa al biogas. Quindi stasera proviamo anche la vasca tra virgolette nuova, perché ormai penso che la conoscete tutti quanti.
che il nostro BGA, al contrario di quello che pensavamo noi, in realtà ha tre vasche e non due. Vasca che Red ha già provato, diciamo, in anteprima, possiamo dire, rispetto alla nostra carriera, nella sua... Non so se è la tua partita personale o se ti diletti ogni tanto a... No, no, è per fare qualche prova ogni tanto. Comunque sì, a quanto pare potremmo anche arrivare al milione di litri. Eh sì. Non si sa. Sicuro, bene. Sicuro un milione. Bueno, andiamo? Io. Vai. È parecchio grossa. Sì, è veramente un gran bel vascone. Teoricamente, se andiamo avanti così, non dovremmo metterci poi così tanto a mangiarci sto campo. No, infatti. Teoricamente no. Poi ragazzi, il campo di fianco che è il... No, forse è proprio questo, no, è questo qua. A un certo punto, ragazzi, in trinciatura ci troveremo anche un po' di girasoli in mezzo che... Faremo il test per vedere se... Se riusciamo a trinciare anche girasoli oppure no. Allora, qui adesso la vedo un po' più triste la storia. Infatti non conviene fare una passata d'intorno. Giriamo intorno al campo un attimo. Proviamo a fare un giro intorno al campo. Ok, allora. Dai, dai. Sì, sì. Tutti i posti di manovra. Ti senti che sound di macchinari vari che c'è? Vai, vai. Andiamo? Aero, vai, vai. Vai, vai. Poi ragazzi, è uscita anche la Jaguar 980, ma forse l'ho detto anche nella scorsa puntata. Quindi è uscita già da un po' di tempo. E chissà che un giorno non andremo a sostituire la John Deere con la Jaguar. Allora vediamo qua il mai. Ma qua trincia tutto, trincia che gira solo. Che spettacolo! Perfetto, e noi trinciamo tutto, e chi se ne frega. E giù tutto. Allora vediamo se in curva ce la caviamo bene come sul dritto. Nessun problema. Qua siamo tra professionisti e mica ciagiane. Ti circo qua. Con me, Mark, vado? Sì. Sì, sì, vai pure tranquillo. Un certo, ogni tanto ti perdo di vista. È perché devo stare vicino a Red. Certo. In curva, uno scarico, diciamo, bene. In curva le distanze si allungano. Esatto. Porca miseria, ogni tanto mi fa di quelle laggate spaventose. Te l'ha fatta adesso anche? Sì. Manca a me. Non so come mai ce l'ha faccia tutte e due. Ma voi avete lag? Ferma un attimo, ferma che mi devo... Oh porca puttana. Danni. Eccolo là che... Altro ho sfasciato il carro. Altro bestemmione in registrazione. Vai. Che abilmente via. Cambia anche discorso per non affrontare la Sì, ogni tanto mi dà di quelle laggate mostruose. Proprio vedi che si blocca il gioco per un secondo, poi riparte. Vabbè, comunque sono anche... Abbiamo anche tre mezzi qua, quattro cose. E sono tutte vicine. Ma quant'è stai andando, Iron? A quanto stai andando? Se schiaccio tutto a 9. Perché sto cambiando di continuazione e velocità. Vedi che sei anche pieno? Sì, pieno. Pieno, cavolo, via. Ma credo che comunque sia, abbiamo quattro mod, perché due trince, Xerion e... Eccolo, guarda che si è piantato. Guarda, tagliare! Come hai fatto a piantarti lì che ci passa un camion? Ma non lo so. Visto, questo visto? Qua, questo è il parcheggio di là insieme all'altro? Sì, portalo di là insieme all'altro. Ma allora, ragazzi, noi facciamo che magari riempire anche il terzo carro, così poi andiamo. Porta a vedere il tuo baraccone, Red. Esatto, porta qua il tuo baraccone, Red. Sì. Che poi andiamo e tu te lo butti in mezzo al lago, il tuo. Fai così. Butti anche via il trinciato,
Infatti. Stacco il rimorchio, stacco il rimorchio, va, e butto dentro solo. Il tuo te lo butto direttamente nel biogas poi. Come vedete ragazzi, il mio team va perfettamente d'accordo, non so quale sia il problema. Vabbè ragazzi, riempiamo sto carro, poi andiamo tutti e tre a scaricare insieme. Ottimo ragazzi, tre carri pieni. E cosa? Niente, niente. Io sono già finito contro una pianta. Allora andiamo ad inaugurare il vascone del nostro BGA. Quindi probabilmente scaricheremo dentro tre rimorchi giganteschi, perché comunque sia nella realtà questi rimorchi qua sono abnormi. E magari vedremo il plane salire appena appena, perché tutto quello che porta quella vasca lì. Fai sicuro? E poi tu che l'hai provata, in realtà non ha il plane dinamico, nel senso che sale il livello e basta praticamente, come esatto. Una è come quando vai a scaricare le culture, quelle normali. Ah, ecco. Sale il mucchio e basta. Come nel 2013, diciamo, abbiamo lo stesso tipo di plane, più o meno. Comunque adesso lo vediamo in diretta, così ci facciamo un'idea chiara di che cosa. Ma questo qua sarebbe il vascone? Sì. Sì, sì. Ah, però. Dove sono io, scarica? Ah. Beh, anche dove sono io, scarica. Sì, sì, beh, ma scarica ovunque. Basta che non metto. Mi disfiri il rimorchio. Sì. Ti preoccupare. Eccolo qua. Già dove... Sì, praticamente basta che ti butti in mezzo dove sei, sei scarica. Via, scaricamento di massa. Eccolo là, come vedete ragazzi, praticamente comincia a riempirsi dal fondo. Quindi sì, si è perso un po' quel che è il bello di farmi in 15, che c'è tutto il dinamismo del carico e scarico sui mezzi, però vabbè. Comunque cioè, ci siamo accorti di questa vasca per questo motivo qua, perché vedete che dove in realtà c'è il plane, con le ruote stai per aria praticamente, non tocchi per terra. Quindi salendo qua sopra ci siamo visti sollevare di 10 centimetri. Una bella pestata. Vai, pesta. Però 10%, caspita. 10% con quanto? 13%. Con 100... Aspetta che mettiamo... No, la vasca è al 4% adesso. Ah, la vasca è al 4%. 146.000 litri. 147.000 litri. Chissà perché non mi dà più... perché ho sbagliato io nelle impostazioni. Quindi guarda, facciamolo un attimo in diretta, mi rimetto i vari aiuti qua. Sì. Indietro, quindi se premo F1 ecco qua che me lo dà. E infatti vediamo che cosa mi dice, non mi dice niente. O sì. Aspetta, qualcosa è... Oh, io sono sopra, non mi dice mica qual è. Eccolo qua. Siamo a 4%, 147.000 litri praticamente. Porca miseria, ce ne sta, ecco. Sì. Arriva fino in fondo. Madonna santa. Sì. Va bene. Va bene. Lasciamo a parte il compattamento. Ma sì, tanto se marcisce non è un problema mio. Sì, no, infatti. Ecco, una cosa che non ho provato è vedere come... Quando la chiudi com'è. Ah. Quando la copri non ho neanche provato. Tanto a fine puntata la copriremo, perché ragazzi abbiamo quel campo lì da fare, il 24. Poi abbiamo ancora il 34 e il 45, quindi faremo tutti e tre i campi a trinciato, faremo una montagna di... una montagna tra virgolette, perché sarà già tanto se arriviamo a metà vasca. Comunque facciamo tutto il silato che abbiamo e poi diventeremo ricchi sfondati, ragazzi. Quindi prossima puntata sicuro come l'oro, che se non ci bastano i soldi per comprare la cipatrice, veniamo il silato e vediamo che ce la facciamo. Guardate sti casinisti di operai. È tanto tutto supporto a sinistra, dai, va bene. Casinista lo stesso. Boh, riprendiamo i posti di manovra. Quindi torniamo. Guarda, ho lì il rabbino che mi vuole subito rubare la trincia. No, io sto venendo dal Ma se vuoi trinciare, trincia pure, Red. No, vai. Va bene. Pronti? Pronti. Partenza. Via. Maratoneta.
Boh, continuiamo a girare intorno o ci giriamo proprio adesso? Tanto ormai... Se riusciamo ci giriamo, che è meglio. Beh, direi proprio di sì. Allora, giriamoci. Ok, uno, ci siamo. Mark voleva trinciare anche l'albero. Ma sai che bello che sarebbe se potessimo trinciarli, quindi... guarda, guarda. Nel canotto. C'è la John Deere Turbo Diesel che quando schiaccia impenna di brutto, ragazzi. Fa tutta birra. Boh, vado o ti vuoi posizionare? Vai, vai, tu vai che io poi mi posiziono. Vediamo che arrivi il prof. Se no andiamo troppo avanti. Vai pure. Vado. Porca miseria, cioè non vedo l'ora di farvelo vedere in video sta puntata, ragazzi. Vedete che scattoni che mi dà. Cioè voi immaginate di vedere tasto pausa e riprendere un secondo più avanti. Qua urge cambiare. È il Massey che fa questo casino, bisogna toglierlo. Ma è tra... sì, allora il Massey è pesante graficamente. La trincia anche, insomma, non è proprio leggerissima. E comunque abbiamo tutte mod, quindi ovviamente tra tutto... tra tutto a un certo punto anche il mio PC mi dice, io qua arrivo, non è che posso fare di più. Prossima puntata facciamo i Pig Money e richiami il PC. Magari, o magari potessi convertire il conto corrente di farming su... Potrebbe stare bene anche un rapporto da 1 a 10, no? Tipo, ogni 10 euro fatto su farming che me ne dessero uno nella realtà. Beh, oddio. Basterebbe anche un centesimo ogni 10 euro. Ogni milione di euro, poi per modifichi il salvataggio. Esatto, sei a posto. Allora lì bisognerebbe fare che... solo soldi originali, no? Niente modifica salvataggio, bisogna guadagnarli... seriamente. Vai. Poi ragazzi, scusateci se facciamo un po' gli sciocchi, per non utilizzare un termine più brutale, ma gli stupidini, ma d'altronde quando si trincia cosa mai vi potremmo raccontare? Più di questo non vi possiamo raccontare. Quel che vi possiamo dire è che in 40ª puntata avremo un sorpresone, quindi faremo una sorta di piccolo special, diciamo che non sarà uno special vero e proprio perché quello arriverà in 50ª puntata, ma comunque sia per festeggiare la... Ma vai avanti o no? E sto chiacchierando, scusate, cioè ho chiacchiere per lavoro. Vai avanti. Spingo io. Per festeggiare il nuovo cifra tonda sul numero delle puntate faremo un altro piccolo special. Comunque mi spingi nel vero senso della parola, eh? Te l'ho detto! Comunque spingi pure, mi fai guadagnare un chilometro orario. Forse lasciamo indietro il prof, però La John ce la fa. Bon, va, facciamo che andiamo avanti per conto nostro perché dobbiamo finire sto campo qua, fare anche il 34 e il 45. Pieno! Stop, fermi tutti. Chissà quanto era pieno. Madonna, abbiamo perso un capitale. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Allora ragazzi, campo 24 terminato, come vedete siamo già partiti a trinciare il campo 34. Abbiamo appena fatto uno scarico, quindi siamo appena ritornati, diciamo, dal, credo, terzo o quarto scarico. Quanti scarichi abbiamo fatto? Sì, forse quattro. Forse quattro. Praticamente siamo, ragazzi, al 14% della vasca, 440.000 litri in vasca. Quindi abbiamo fatto un calcolo rapido che o ci sta prendendo in giro la mappa, oppure ci stanno più di 3 milioni di litri all'interno della vasca. Quindi veramente un vascone gigantesco. Che poi a questo punto viene da chiedersi, ma nella realtà quanto silato ci sta in un bunker? Dipende. Beh, ovviamente dipende dal bunker, ma esatto.
mediamente quanto mai ci potrà stare, perché si misura sempre in litri? No, in quintali. Non so se un litro lo possiamo considerare un chilo, ma... No. Secondo me un litro pesa meno di un chilo. Sì. Quanto ce ne potrà stare? Boh. Beh, ma dipende anche da vasche a vasche. Vabbè, assolutamente sì, andrà da vasca a vasca, però comunque ci sono degli impianti di biogas che hanno delle vasche enormi, mastodontiche. Vabbè, lì sì. Chissà che litraggio ci sta dentro. Quindi magari quintali ci stanno. Levati questa baracca, sta baracca rossa. No, allora. Un momentino. Regoli, togliti questa fragola di torno. A me no, io c'ho il colore pisello, dai. Ma comunque diciamo che trinciare così pesa meno rispetto che a trinciare solo con la John Deere. Però diciamo che è tutto proporzionale al lavoro che hai, nel senso che due trince ma triplo dei campi da fare, quindi ora della fine diventa un lavoretto comunque lungo da fare, però dà delle sue soddisfazioni, perché comunque alla fine ti vedi un certo litraggio fatto nella vasca del biogas e dici, vabbè, insomma, ti vedi i soldi. Sì, beh, a parte il discorso guadagno, perlomeno ti togli un po' di soddisfazione, dici, ho lavorato tutta la sera, abbiamo perso una serata a trinciare, ma abbiamo anche magari che sono un milione di litri di silato nella vasca, no? Dici, abbiamo... E sto giro si vedono anche bene? Sto giro si vedono anche bene, poi se riesco ve le faccio vedere, ragazzi, che non so per quale motivo, come sia fatto, comunque praticamente, come ha detto Red, ciò che si vede pieno nella vasca è la punta dell'iceberg. Red è pieno. Ok, allora fermiamoci. Facciamo cambio mezzo. Praticamente, ragazzi, se ci mettiamo, dopo ve lo faccio vedere se mi ricordo, ci mettiamo nella vasca e scendo con la player camera, scendo diciamo a livello del sottosuolo, sotto vediamo proprio effetto iceberg, è l'esempio perfetto, nel senso che fuori si vede una puntina di ghiaccio fuori dall'acqua e sotto il mare c'è una montagna gigantesca di ghiaccio. E lì è la stessa identica cosa, una montagna sottoterra di plane e fuori c'è la punta tra virgolette, ma comunque poi vi faccio vedere. Ma vediamo qua se... È proprio da rimanere di solid manure. Porca miseria. Bam! Ah, t'ho visto contro la trincia. No, tutto calcolato. Tanto tua. Ma torniamo indietro di qua adesso. Aspetta, andate un po' avanti così finisco anch'io, ok. Torniamo indietro, ci giriamo. Sì, dai. No, aspettate che faccio un giro. Voilà. Allora, ragazzi, vi volevo far vedere un attimino che siamo anche in trinciatura del campo 34. E adesso ce lo finiamo da soli anche questo, perché così riesco a farvi vedere anche un pezzo di campo 45, se non vado errato, e così poi chiudiamo insieme la vasca, andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto e magari anche facciamo come Paperonte e Paperoni, che ci vengono fuori al posto degli occhi il simbolo del dollaro, perché un milione di litri di silato, se ci arriviamo, corrisponderà penso a, non so, un paio di milioni, sì. Anche di più penso. Quindi, ragazzi, big money, big money. Poi, ci vediamo dopo, ragazzi. Allora, ragazzi, siamo arrivati anche finalmente alla fine del campo 45, quindi stiamo finendo tutti i campi da trinciare. Purtroppo al milione di litri non ci siamo arrivati, però insomma ci faremo bastare giusto quei 800-900 mila euro di guadagno, penso che per un po', non so, ci accontentiamo di quei soldi lì o... Che dite? Oh no, big money. Tanto se dividiamo per 3, metti che sono anche 9. Prendo tutto qua. Prendo tutto. Metti che sono. No, lascio una striscetta.
Metti che sono 900.000 euro, dividiamo per 3, 300.000 a testa, siamo più che a posto. Pagare, pagare. Marca, marca, sarebbe bello. Ma stai, ci dai sul serio? Bene, allora, spegniamo, chiudiamo. Allora, dunque abbiamo due carri pieni o quasi, e il terzo mi hai lasciato qua all'Oxerion, sì. Sì, è tuo. Ah beh, insomma. Allora, andiamo a fare lo scarico al biogas, anche se il case è vuoto lo portiamo per aiutare a compattare. Allora, adesso mi devo ritrovare dove devo andare. Di là. Quindi ragazzi, andiamo adesso a scaricare questo benedetto silato. Lo compattiamo, chiudiamo la vasca e chiudiamo anche la partita. Cosa c'è? Che è successo? Scemo. Lo sto... ho ribaltato Red praticamente. No. non voglio vedere. Dispetti tra operai. No, non guardare indietro, non guardare indietro. Comunque ragazzi, vi porto a fare un giro perché ho sbagliato, eh. Sì, sapete? Infatti ho sbagliato, ma di brutto è sbagliato. Ma di brutto, eh. Perché ragazzi, sto andando verso nord, dirigimi verso sud, mi urta un po'. Ho fatto la stradina nel bosco. Allora, controlliamo, ok, io sono controllo sulla mappa. Deve sinistra. Andare verso sinistra, ero sì, sbagliato così, eh. Sì, adesso giro a sinistra qua, perché seguo la strada, no? Io invece seguo i campi e sono arrivato. Che stamattina ho sentito che in paese che c'è vigile che gira, non vorrei incrociare vigile per strada che mi vede infatti passare. Io passo per i campi e risolvo il problema. Ma se non sono di nostra proprietà si possono rompere le scatole, eh? Ah, tanto non mi beccano nel campo. Non c'è un cavolo e nessuno su sta mappa qua. Chi vuoi che ci rompa? Eccolo qua, cioè uno non può neanche fare una scenetta che uno rovinato tutto, cioè io non lo so. Balzate la scenetta. Ma che razza di operai che c'ho. Comunque ho notato che da quando vi stipendio avete avuto un calo. Siete come i neonati, no? Avete il calo fisiologico, non rendete più come prima. Avete perso... non è vero. Avete perso lo sprint, avete perso. Boh. Licenziare. No. Aumento. Che aumento? Cioè siete passati da vivere di pollo e uova ad avere lo stipendio in piena regola e volete anche l'aumento subito? Io non ho visto ancora niente. Sai? Non hai visto ancora niente perché non controlli i bonifici, cioè controlla. Sì. Allora, ci arriviamo sti biogas o no? Solo Mark è già arrivato, che ha tagliato per campi, ha tagliato... Ho già scaricato tutto, adesso sto iniziando a compattare, ma... Tagliato in mezzo alle siepi, Ti facciamo una bella cosetta. Buttato giù il filo spinato, muretti... rigato tutte le fiancate del Massey Ferguson nuovo. Sì, tanto. Tanto poi me lo paghi te. No. Se fa la ruggine te lo tieni con la ruggine. Lo trasformi nel mulo in ruggine. E tanto c'è il dirt che copre, quindi non fa niente. Ah, quello il è mega, vero. Il mega dirt. Guarda, solo io. Finito giù. Solo io che sono stato bravo a non. A non fare le brutte cose, a non tagliare per campo. Io non ho tagliato. Eri dietro di me, a un certo punto ti sei passato davanti, quindi hai tagliato sì. Boh. Allora, vediamo qua come siamo. Compattamento 62%. Quindi boh, andiamo avanti, indietro. Bam. Boom un'altra volta. Perché non sei neanche toccato. Rischione. Non posso andare troppo su perché sennò mi si ferma lo scaricamento. Ah, ma tu che fai anche agricoltura reale, no? Ma compatti così andando a zig zag? No.
Diciamo che a compattare si seguono sempre le... Quando tu compatti lasci cioè tu pesti solamente con le ruote del trattore. Eh sì. Quindi vedi di fare delle porzioni regolari in cui prendi ogni volta la larghezza delle ruote col trattore. Ma provai, provai. Che compatti prima in mezzo così. Ma vai, poi torni indietro. Avanti indietro dritto, però non è che giri. Sì, 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 beh certo, sennò tira in aria tutto. Bam! C'è qualcosa che non funziona, mi sembra più un autoscontro che un compattamento sì lato. No, 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 occhio! Basta? A posto? Me lo sono sfasciato io. Oh no. È una pacchetta. Mar. Arrivo. No, adesso mi sono pentito anch'io. 93%. Tu Aaron è meglio che non guardi. Aiuto. Ho già visto un ribaltamento strano lì. Aiuto. Ecco, mamma mia, Non mi ha che preso. Mamma mia, ragazzi, cosa non mi tocca vedere. Meno male che abbiamo finito di compattare. Dai! Aspetta che... Adesso magari che chiudo la vasca, si alza, si abbassa il plane e... No, eccolo qua. Che brutta. In effetti. Potevano mettere... Ha solo cambiato colore. Potevano mettere qualche gomma sopra, qualche... Non so. Allora, ci lascio il massa sopra se vuoi. Ma è ancora più brutto. No, dai, perché non riesco a beccarlo? È proprio brutto quel dirt. Eh? È proprio brutto quel masse, quel dirt, quindi non va ad abbellire la vasca. Ci vuole il case. Ci vuole il case. Allora, vediamo se riescono qua a scastrarsi, guarda che roba. Guarda. Niente. Aiuto. Boh, ragazzi, io mi giro da questa parte, me ne vado a piedi, cioè non è possibile una roba. No, sono ancora bloccato anch'io. Iron! Sì? Iron! Ditemi, qual è il problema? Cioè, io in realtà per me sono due. Due problemi? No, non c'è nessun problema, siete solo senza trattore, quindi possiamo... Ah, già faccio! Possiamo sì, bravo, bravo, che mi drizzi, grande! Dai! Guarda che roba, cioè... Sì. Ditemi voi, ragazzi, che cosa devo fare con questi due. Aspetta! Boh, allora, visto che sono riusciti a togliersi d'impiccio, cominciamo a salutare sia Red che Mark per la partecipazione in serie. Grazie. Grazie. Prego. Vi comunico che non so per quale motivo, ma sto registrando a 3 FPS. Ma sì, ma sta laggando di brutto, eh. Sta laggando di brutto, quindi o ci sono degli enormi problemi di linea, oppure non lo so. Comunque, ringraziamento a Mark e Red, e direi anche che per questa 36esima puntata è tutto quanto, e noi ci ritroviamo nella 37esima, ragazzi. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao!